Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Come sempre, in descrizione ho indicato il link del mio canale di YouTube dove troverete tantissime lezioni di chimica generale. Oggi iniziamo a parlare di legami chimici, ma prima di addentrarci nel discorso vediamo come vengono classificati. Abbiamo quelli che si chiamano legami atomici, in cui gli elementi chimici, gli atomi, mettono in compartecipazione o una o più coppie di elettroni. Questi legami possono essere a loro volta divisi in legami covalenti puri o omeopolari, legami covalenti detti anche eteropolari, legame dativo detto meglio di coordinazione. Un altro gruppo di legami è relativo a quello del legame ionico, che è un forte legame di natura elettrostatico. E può accadere che un atomo possa trasferire a un altro atomo uno o più elettroni. In questo modo i due elementi diventano degli ioni positivi o negativi e andranno ad attrarsi e genereranno quello che si chiama reticolo cristallino. Il legame metallico è un po' atipico, nel senso che sono tutti gli elettroni degli ultimi orbitali a generare questo tipo di legame, e la molecola che si viene a formare è un grosso aggregato solido. Poi abbiamo un ultimo gruppo di legami chiamati secondari, di debole natura elettrostatica, che sono estremamente importanti in quanto possono influenzare le proprietà fisiche degli elementi stessi. E dobbiamo dire che i legami atomici, quelli che noi andremo a definire, possono generare legami semplici, doppi oppure tripli. Vediamo di parlare del legame covalente puro o detto anche omeopolare. Perché viene chiamato legame covalente puro? Perché è un tipo di legame che si instaura tra due elementi completamente uguali, e pertanto, siccome sappiamo che l'elettronegatività è uno dei fattori fondamentali che va a definire la polarità di una molecola, quindi in questo caso, nel caso dell'idrogeno, consideriamo l'idrogeno, quindi due idrogeni nel momento in cui si vanno a legare, e poiché hanno la stessa elettronegatività e quindi il loro valore è pari a zero. Cosa accade? Quindi che gli elettroni condivisi sono equamente distribuiti su tutti e due gli atomi, quindi non abbiamo regioni a parziale cariche positive o regioni a parziali cariche negative. Vediamo un attimino di rappresentare attraverso questa figura come avviene la formazione del legame. È un legame semplice, che viene chiamato legame sigma in quanto si instaura lungo la congiungente degli assi. Che cosa accade? Che i due atomi andranno a sovrapporsi e quindi andranno a sovrapporre i due orbitali di tipo S, e gli elettroni si andranno a disporre con spin opposto. Questo tipo di legame viene chiamato sigma ed è un legame forte. Come possiamo notare, i due atomi di idrogeno presentano degli elettroni spaiati, quindi per aggiungere alla configurazione, in questo caso del gas nobile, l'elio, devono mettere in compartecipazione i due elettroni. Vediamo adesso di fare un secondo esempio riguardante invece la molecola di cloro che si genera per l'unione di due atomi di cloro. Come vediamo, il cloro ha configurazione 3S2 e 3P5, e possiamo notare che per andare a completare l'ottetto, e quindi per avere la configurazione del gas nobile che lo segue, devono quindi avere un elettrone in più. E questo avviene come? Avviene attraverso la sovrapposizione dei due orbitali di tipo P. Adesso andiamo a ingrandire la fotografia di tipo P lungo l'asse, quindi indichiamo con il P
galassie. Quindi andando questi orbitali P a sovrapporsi, andranno a generare un legame sigma, e il legame che si genera è a simmetria cilindrica, centrosimmetrica, e i due elettroni condivisi sono equamente ripartiti tra i due atomi di cloro. Quindi si viene a generare un legame semplice chiamato sigma. Ora, per andare a disegnare le strutture di Lewis, la notazione di Lewis, come procediamo? Innanzitutto il ideogramma è il seguente: andiamo a inserire su ogni cloro l'elettrone sbagliato, in questo caso frontalmente, e poi andiamo a inserire le coppie di elettroni relative agli orbitali che sono per esempio il PY e il PZ, PY e PZ, e chiaramente il 3S. Come ne andiamo a inserire? O inserendo due puntini, quindi questo vuol dire che abbiamo a che fare con delle coppie di elettroni, oppure con una semplice stanghetta. Da notare che gli elettroni che non partecipano al legame vengono chiamati coppie solitarie oppure lone pair, e che queste coppie solitarie possono in alcuni contesti andare a generare delle ulteriori legami, così come abbiamo visto nel caso della ibridazione. Qui, dal punto di vista grafico, quindi si vanno a unire i due elettroni che, ripeto, come nel caso dell'idrogeno, il legame è lungo la congiungente degli assi, quindi a simmetria cilindrica, e in questo caso i due clori, avendo messo a disposizione una coppia di elettroni, tutti e due andranno a raggiungere l'ottetto completo. Quindi, andando a considerare gli due elettroni condivisi, avranno tutti e due l'ottetto completo. Bene, passiamo adesso a un altro tipo di legame, che è il legame doppio. Il legame doppio, per esempio, consideriamo l'ossigeno. In questo caso l'ossigeno, come possiamo osservare, ha configurazione 2s2 e 2p4, ha due elettroni spaiati, quindi ha bisogno necessariamente di andare a completare l'ottetto, condividendo quindi due coppie di elettroni. Come si genera il legame? In questo caso accade che i due ossigeni si avvicinano tra di loro e andranno a sovrapporre i due orbitali, chiamiamoli p di x, p di y. Quindi i due orbitali posti sul piano x, quindi relativo ai due elettroni spaiati, e andranno a generare un legame sigma, né più né meno, come abbiamo visto per quanto riguarda il cloro. Quindi si genera un legame sigma lungo la congiungente degli assi a simmetria cilindrica. Anche in questo caso i due elettroni si andranno a disporre con spin opposto. Ora l'ossigeno deve andare a completare i legami. In questo caso, che cosa accade? Che devono andarsi a sovrapporre gli elettroni spaiati del piano Y uno rispetto all'altro, e quindi, come vedete, l'accoppiamento dei due orbitali P deve avvenire contestualmente sopra e sotto il piano. E perché si possa generare questo secondo legame chiamato pi greco, i due atomi di ossigeno si avvicinano molto di più di quanto si possono avvicinare quando si va a generare un legame sigma. Questo perché i due orbitali P, che sono ortogonali rispetto al piano, devono andare ricoprirsi, quindi ricoprire i due orbitali. Questa ricopertura non è completa e evidente come nel legame sigma. Anzi, questi due orbitali di natura P devono deformarsi per cercare quindi di andare a sovrapporsi. Il legame che si viene a generare viene chiamato legame pi greco, ed è un legame più debole rispetto a sigma, proprio perché la sovrapposizione tra i due orbitali non è una sovrapposizione piena come nel legame sigma.
In questo disegno, cosa possiamo notare? Qui abbiamo gli elettroni spaiati relativi al piano P, quindi P di PdX. Qui abbiamo gli elettroni relativi al piano Y e questi sono i due elettroni spaiati relativi al piano PZ. In questo caso, quindi si andrà a generare un legame sigma lungo la congiungente degli assi e per sovrapposizione e deformazione i due orbitali P andranno a generare quello che viene chiamato legame sigma. Ripeto, non vanno confusi legame sigma e pi greco, in quanto la sovrapposizione degli orbitali avviene in modo differente. Come andiamo a definire la notazione di Lewis? In questo caso, avendo a che fare con l'ossigeno, andremo a quindi scrivere in questo modo, quindi l'ossigeno, indichiamo innanzitutto per ogni ossigeno i legami e gli elettroni spaiati, quindi li inseriamo frontalmente, e poi andiamo a inserire le coppie solitarie rimaste che sono relative all'orbitale PZ e relative all'orbitale, in questo caso 2S, quindi andiamo a indicarli con dei trattini. Ok, quindi questi sono dei long pair. Quindi come indichiamo il legame sigma, quindi è quello che lungo la congiungente, viene indicato in questo modo. E qui abbiamo il legame pi greco, che quindi è il doppio legame che abbiamo detto che si genera per una sovrapposizione parziale degli orbitali P. Quindi la molecola viene descritta in questo modo. E tutti e due gli atomi di ossigeno hanno raggiunto l'ottetto, quindi 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Quindi questa coppia di legami, questi due doppietti elettronici, vanno a completare l'ottetto, quindi il gas nobile che segue l'ossigeno. Vediamo adesso di parlare del legame triplo. Il legame triplo consideriamo l'azoto. L'azoto ha configurazione 2s2, 2p3, pertanto presenterà tre elettroni spaiati. Anche in questo caso l'azoto, per poter andare a completare l'ottetto, ha bisogno di condividere tre elettroni. Quindi andando a definire PdX, PdY e PdZ, qui abbiamo tre sovrapposizioni. Una sovrapposizione frontale, né più né meno come quella che abbiamo visto per quanto riguarda il legame sigma, come abbiamo visto nel legame del cloro, cioè quindi i due orbitali P si sovrappongono frontalmente andando a generare un legame a simmetria cilindrica, e i due elettroni vanno disposti con spin opposto. Tornando all'azoto, quindi si va a generare un legame lungo la congiungente degli assi e questo è un legame di tipo sigma. Poi abbiamo due coppie di elettroni che si trovano sugli orbitali P lungo il piano Y e lungo il piano Z. Anche qui, perché si possa generare un legame, i due atomi di azoto si devono avvicinare ancora di più, co così come hanno fatto i due di ossigeno, in quanto devono sovrapporre questi due orbitali posti su piani diversi. E cosa accade? Che la sovrapposizione degli orbitali nel piano Y e Z non sarà mai completa o diciamo decisa come quella che avviene rispetto al piano X degli orbitali. Per cui si andranno a generare tre legami. Questi tre legami li possiamo andare a osservare nella figura. Quindi sono relativi, abbiamo qui quindi il PdX in questo caso, quindi il legame sigma che si forma lungo il piano X. Poi abbiamo in questo caso il PdY e qui il PdZ. E quindi
abbiamo la sovrapposizione completa tra i due orbitali sul piano X, quindi abbiamo la formazione di un legame sigma forte, e abbiamo una sovrapposizione parziale, possiamo dire quasi incompleta, degli altri orbitali P. Per cui i due legami che derivano, i due legami pi greco, hanno una energia che è inferiore rispetto all'energia di legame che può andare a generare un legame di tipo sigma. Ora vediamo come rappresentiamo attraverso la notazione di Lewis l'azoto. In questo caso, quindi scriviamo l'azoto con i tre elettroni spaiati, quindi frontalmente, e la coppia solitaria rimasta del 2s vicino a ogni azoto. Pertanto si genererà un legame sigma, quindi lungo la congiungente, e due legami di natura pi greco. In questo modo. Quindi convenzionalmente si scrive in questo modo, quindi N con un triplo legame. In questo caso l'azoto, andando a i due azoti, andando a condividere due coppie, tre coppie di elettroni, hanno anche in questo caso raggiunto l'ottetto, quindi la configurazione è più stabile. Ripeto, non bisogna confondere in alcun modo il legame pi greco e il legame sigma, in quanto il legame sigma avviene lungo l'asse internucleare, mentre i due legami pi greco avvengono per una sovrapposizione laterale che ha generato anche una deformazione, che ha determinato una deformazione degli orbitali P, proprio per cercare di sovrapporre i due orbitali esterni. Bene, io ho terminato la lezione, spero che vi sia piaciuta. Schiacciate un like e iscrivetevi al mio canale.